Salve, benvenuti a Radio Vostok. Questa sera siamo in compagnia del professore Antonello Petrillo. In questi giorni abbiamo presentato il suo libro, Il silenzio della polvere, di cui parleremo questa sera. Ed è con noi anche l'amica Anna D'Ascenzio, coautrice della ricerca e del libro. Iniziamo subito con il professore, in qualche modo introducendo il libro per poi analizzare fatti più nello specifico. Ma il libro nasce dall'incontro di URIT, della nostra unità di ricerca, con i lavoratori e con i cittadini di Avellino, nel cui quartiere Isochimica, questa terribile impresa di morte, era localizzata. E nasce così perché tutto in URIT nasce così, nel senso che riteniamo che la sociologia non possa parlare se non incontrando i soggetti e rendendoli in qualche modo attivi e partecipi dentro la narrazione della propria vicenda, della propria biografia e anche dentro l'interpretazione della propria biografia. Quindi dentro c'è il nostro approccio, il nostro metodo, e dunque direi che coautori con noi, con me, con Anna, con gli altri ricercatori del nostro gruppo, che è ovviamente un gruppo in qualche modo accademico, c'è anche una parte sostanziale non accademica formata essenzialmente dai lavoratori e più in generale dagli abitanti del quartiere Ferrovia di Avellino, insomma. E via via che ascoltavamo le loro storie, ci sembrava sempre più incredibile, ci sembrava proprio di non riuscire ad orientarci con le nostre categorie all'interno di questo racconto, di questa narrazione che era così distante da quella che era la narrazione dello sviluppo, dell'industrializzazione ufficiale, no? Di quella che incontriamo nei manuali, nei libri. E questo sembrava un pezzo di colonia, di Africa, di India, però direttamente inserito nel cuore dell'Occidente, nei primissimi anni Ottanta, vale a dire in anni nei quali il ciclo di lotte per il lavoro, per i diritti del lavoro, che avevano caratterizzato il decennio precedente, fondamentalmente non era ancora neanche pienamente esaurito, quantomeno era ancora caldo, fresco, no? Era stato approvato uno statuto dei lavoratori, c'era un sindacato apparentemente ancora attivo, vivo, dunque ci sembrava incredibile questa storia, perché questa storia inizia, noi evochiamo sempre questa scena, no? L'ho fatta anche poco prima nella presentazione pubblica. Questa scena di questo piazzale, questo grande piazzale alla periferia della città, nel quale vengono convocati in un pomeriggio d'estate quasi un migliaio di persone, e arriva la grande automobile nera di questo imprenditore, come in un film hollywoodiano, scende l'uomo e dice: tutti quelli che hanno meno di 20 anni facciano un passo avanti, no? Gli altri possono tornarsene a casa. Mi sembrava Fanon, ma cos'è, una piantagione di cotone, la United Fruit? No, non è possibile, no? E quello invece li stava reclutando sulla base di un calcolo preciso: se i lavoratori dovevano trattare amianto, dovevano decoibentare le carrozze, i locomotori delle ferrovie dello Stato dall'amianto. E lui sceglie con meno di 20 anni, poi oggi col professor Polverino, no? Si ironizzava sul fatto che meglio avrebbe fatto forse a sceglierli
al di sopra dei 40, così i tempi di latenza avrebbero garantito, come dire, il seppellimento di ogni prova. Ma in realtà lui fa un calcolo: le commesse da parte delle Ferrovie dello Stato dureranno tutt'al più una decina d'anni, e dunque se io me li prendo sotto i 20 sono ragionevolmente tranquillo che nessun caso mesotelioma, nessun caso morte da amianto scoppierà durante il periodo in cui io lavoro. Dunque siamo quello che ci sembrava di vedere. Era dunque un caso, insomma, noi di monnezze ne abbiamo studiate parecchie, direi che ormai siamo specialisti di questo, e siamo specialisti di cose tragiche, non so, abbiamo fatto ricerca sull'Iraq del dopoguerra, per esempio, quindi siamo abituati a cose abbastanza scabrose, diciamo che un po' quando ci vedono i nostri colleghi si grattano, no? Perché URIT non si occupa di cose generalmente allegre, eh? E però sto caso ci sembra veramente molto molto diverso dagli altri, perché qua c'era proprio, noi ci abbiamo visto almeno il formarsi di una nuova struttura nelle relazioni produttive, di un qualcosa di totalmente nuovo che poi con gli anni avremmo cominciato a chiamare globalizzazione, no? E cioè la globalizzazione avremmo appreso poi non essere affatto questo piano liscio, no? Nel quale, come dire, tutto si omologa, tutto si omogeneizza. C'erano state forse all'inizio alcune visione un po' ingenue, no? In cui si pensava a questa McDonaldizzazione del mondo, per cui tutto si sarebbe omogeneizzato, uniformato. E in realtà col tempo abbiamo imparato a capire che la globalizzazione invece è fatta di macchie, striature, grumi, è una struttura estremamente complessa nel quale il capitale, per poter sopravvivere e riprodursi, ha continuamente bisogno di sacche di sospensione del diritto ordinario, per esempio, no? Delle usuali relazioni industriali, e ha bisogno di potere, perché ci sono scorie, ci sono produzioni in sé che per operarle secondo legge, secondo norma, avrebbero dei costi talmente elevati che il capitale, insomma, non avrebbe alcun margine di profitto. Certo, quindi se posso, la mobilitazione del capitale diventa della produzione, perché esatto, si satura un posto e se ne cerca un altro dove insediarsi, magari con un po' di connivenza, un po' di... Esatto, se ne cerca una, in quel caso se ne cerca un altro dove appunto ripetere il ciclo, oppure ci sono proprio alcuni cicli o alcune parti del ciclo produttivo che non possono essere realizzate all'interno di strutture in cui in qualche modo vigano, io direi latamente, diritti di cittadinanza. Che cosa succede? Che cosa ci insegna questo caso specifico? A un certo punto Ferrovie dello Stato, che ricordo sempre era la più grande azienda dello Stato in quel momento, quindi non noi abbiamo parlato prima dell'imprenditore, ma l'imprenditore locale che rileva la commessa è semplicemente burattino, insomma, poco più che un burattino nelle mani ovviamente del grande capitale di Ferrovie. E Ferrovie si rende conto che ormai l'amianto non si può più tenere all'interno del parco rotabile, no? Perché gli Stati Uniti già da 10 anni e passa hanno varato una norma vietando totalmente l'uso dell'amianto su tutto il territorio. Così stanno facendo anche parecchi altri paesi europei, eccetera. Capiscono che ormai l'Unione Europea sta per bloccare definitivamente, per imporre anche a tutte le aziende di trasporti la rimozione dell'amianto dalle vetture. E dunque loro sanno che devono farlo. Provano a farlo naturalmente all'interno. Ferrovie sono dotate di queste OGR, queste officine grandi riparazioni,
che sono delle strutture importanti, con manodopera qualificata, specializzata, eccetera. I lavoratori iniziano a farlo, sono dislocate in varie città italiane, e i lavoratori iniziano a farlo, dopo un po' naturalmente capiscono il pericolo, sono sindacalizzati, informati, sono lavoratori di quel contesto forgiato nel ciclo di lotta del decennio precedente, dunque sono perfettamente a war, no? Consapevoli di ciò che è il rischio, e dunque avviano quello che è all'interno di un contesto di cittadinanza, in cui i lavoratori sono parte della cittadinanza, dicono: beh, allora ci dotate di dispositivi di protezione individuale e ambientale adeguati, ci date la possibilità di fare un controllo medico una volta al mese, ogni 15 giorni, eccetera, ci date un'indennità, monetizziamo anche in parte questo rischio che comunque corriamo, eccetera, eccetera, e noi facciamo il lavoro. Ovviamente erano costi che Ferrovie non possono o non vogliono sostenere, costi sociali che invece possono essere scaricati appunto nel sociale. Dunque qua lo ricordavo anche prima, non siamo in presenza della morte come incidente del processo produttivo, non è Chernobyl, non è Fukushima, non è scoppiato il reattore e poteva non scoppiare, come dire, per cui sì, è un rischio calcolato, ma comunque è un incidente. Non è neanche, che ne so, la fabbrica chimica che va a fuoco e libera una nube tossica. Qua si tratta di una cosa in cui la morte è incorporata nel processo produttivo, cioè fa parte del planning produttivo e del progetto d'impresa, insomma, è parte integrante, cioè si sa benissimo, tanto è vero che si scelgono i lavoratori di un certo tipo, con certe caratteristiche, lì si va a prendere in un'area non socializzata dentro quel mondo di cittadinanza, di diritti, di regole, è un mondo semirurale all'epoca, no? Un mondo fortemente ferito dal terremoto, certamente, quindi immaginiamo 3.000 morti, 250.000 déplacés senza tetto, ovviamente la disoccupazione alle stelle, ma non è solo questo, è anche un contesto nel quale questi lavoratori vengono estratti da un mondo che non era certo un mondo industriale, abituati a lavori del tutto sfuggenti alla regolamentazione, lavori in nero, lavori precari, in ante litteram, lavori destrutturati, lavori in agricoltura, lavori così, in agricoltura misera, no? Quindi sta gente qua, quello che potremmo definire sottoproletariato in qualche modo, se vogliamo, no? Non socializzati comunque sicuramente ai diritti. E dall'altra parte c'è anche l'elemento della eccezionalità che si determina nella vita politica di quell'area, no? Per cui tutto è sospesa la norma, si sperimentano le prime forme di gestione commissariale, no? Quindi potere commissario di fuoriuscita dal diritto ordinario attraverso il commissariamento, comincia ad emergere la figura dei sindaci e delle giunte come autonomi rispetto alle strutture consiliari, assembleari, emergono le figure dei tecnici, per esempio, ruolo preponderante dei tecnici all'interno del processo poi di ricostruzione, e non a caso voi dentro Isochimica ritrovate tutti questi elementi, cioè ritrovate per esempio che le concessioni, le autorizzazioni passano tutte attraverso unità più o meno monocratiche,
cioè c'è la possibilità che il tecnico X, il sindaco Y, il dirigente Z della ASL magari varino determinati provvedimenti. Dunque c'è un tessuto in cui la democrazia e il controllo si fanno labili, le opposizioni non hanno parola, sono completamente ridotte al silenzio, in qualche caso quelle più grandi sono anche conniventi. Insomma, è uno stato d'eccezione, come è sempre stato d'eccezione tutto quello che caratterizza i luoghi di insediamento di queste parti oscure del ciclo produttivo del capitale nel tardo liberalismo. Avellino è una piccola Bhopal, è una piccola, no? È un luogo nel quale è possibile sospendere la norma. Non è che Avellino è tanto perché fosse nel mezzogiorno italiano, situazioni del genere troviamo nel cuore dell'Occidente un po' dovunque. Io proprio a Stoccolma, in questo grosso convegno al quale parlavo, ho avuto modo di vedere che cose del genere accadono in Germania, per esempio. E accadono un po' dovunque, dunque, quindi dobbiamo anche sprovincializzarci, no, nella lettura che noi spesso facciamo. Però proprio per questo, per esempio, una curiosità che mi è venuta durante la presentazione, ma rafforzata da quello che dicevamo ora, in qualche modo c'è la possibilità di ricostruire uno schema secondo cui ci si sposta o si sceglie un posto piuttosto che un altro? E soprattutto, nel caso specifico di Avellino, il fatto di averlo fatto così vicino al centro urbano, di non aver pensato di delocalizzare all'epoca come scelta a monte, è un'ingenuità o è semplicemente una noncuranza? Cioè... Allora, io credo che ci sia semplicemente... Perché sarebbe convenuto anche a loro, voglio dire. Mm-hmm. No? Partire già fuori, partire già... Evidentemente no, per un motivo molto semplice, che quello che c'è alla base, secondo me, è una valutazione della migliore combinazione possibile dei fattori di produzione. In questo caso tu hai una situazione sociale che preme per l'occupazione, perché i tassi di disoccupazione sono molto alti. Hai una politica locale fortemente decisionista nella sua struttura, no? In quel momento, perché improntata a questa logica emergenziale. La sospensione di fatto di tutta una serie di norme e anche di abitudini, cioè di routine, se vogliamo, di controllo, no? Di pratiche di controllo. Sono tutti un po' mobilitati in questa cosa. Ci sono cose più importanti. Mettiamo da parte che tu sei comunista, io sono democristiano all'epoca, no, ma siamo poi tanto, infatti, come dire, ci si sarebbe uniti poi col passare degli anni. Ma soprattutto si valuta il territorio. Si valutano una serie di... è una delle questioni per cui la questione per cui non si pensa a metterla fuori città è perché bisognerebbe, come dire, realizzare binari, impianti. Qual è il problema? Nessun incentivo per farlo, nessun disincentivo per non farlo. Allora, io faccio il binario se c'è un comitato di cittadini che nel quartiere Ferrovia preme, e poi c'è un partito di opposizione che sveglia i giornali e la stampa tutta insieme protesta, e poi ci sono grandi manifestazioni di piazza, poi interviene il procuratore della Repubblica e avvia un'indagine su di me, e poi c'è il sindaco che non mi autorizza a tenere. Ma se in assenza di tutto questo, dal punto di vista razionale, io la combinazione di fattori produttivi più conveniente per me è quella di tenere il più possibile questo lavoro vicino al binario. Dunque, lì c'è una ferrovia e infatti non a caso loro iniziano proprio all'interno della stazione ferroviaria.
Soltanto 6 mesi più tardi si spostano a 100 metri, 200 metri di distanza, quindi fanno dei capannoni, perché a quel punto si rendono conto che è troppo sotto gli occhi di tutti. Questi studenti, i lavoratori, tra l'altro il numero delle vittime di isochimica è incalcolabile anche per questo, no? Va detto per inciso, perché noi possiamo calcolarlo sui lavoratori, ma sui pendolari, sui city users, no? Come si dice, sugli studenti che passavano di là tutti i giorni. La stazione Avellino potete immaginare cos'è, no? Cioè non è la stazione di Napoli Centrale, sono 3 binari in fila e su uno di questi vengono decoibentati con un raschetto da imbianchino i vagoni, questi ragazzi in jeans e maglietta, e sugli altri due viaggiano gli studenti che vanno all'università, i pendolari che vanno al lavoro. E allora dopo qualche mese lì viene fatta qualche pressione, si dice: senti, però dai, proprio qua non è il caso. Ma che ci sia stata qualche grande protesta, semplicemente dice: beh, insomma, una questione. Non c'è protesta, però magari dai, un giorno ci sarà, tanto un paio di centinaia di metri più in là si può fare. Quindi non credo che... Semplicemente io nessuna nemmeno autotutela scientifica, nel senso nessun da parte anche, voglio dire, degli imprenditori verso se stessi, dire: bah, magari tra 20 anni succede, o tra 10 anni. Io tra 20 anni non ci sarò più. Perché è un lavoro, come per quello che non siamo in presenza di un incidente, ma di una programmazione criminale della morte. Insomma, io forse vado un po' oltre con le parole rispetto, ma insomma direi che c'è un'intenzione veramente, come dire, abbastanza palese, nel senso che è chiaro che non si tratta di un lavoro che potrà durare nei secoli. Il numero di vagoni è un numero finito. Nel momento in cui ho tolto tutto l'amianto, cioè non è che ci sarà più lavoro, no? Dunque io so che i primi tra questi si ammaleranno tra 20 anni. Qual è il problema? E invece, parlando un attimo con Anna, anche per era interessante, secondo me interessante anche per chi ci ascolta, dare anche una piccola idea di come un'inchiesta del genere possa partire, possa essere condotta anche sul campo, nel senso anche proprio come lavoro quotidiano, ecco, di chi ruota intorno ad un progetto del genere. Intanto direi, insomma, farei un po' di memoria di questa radio. Questa radio nel 2012 ha condotto una delle prime inchieste su isochimica in provincia di Salerno, anzi probabilmente la prima inchiesta sui lavoratori di Salerno. Quell'inchiesta la facemmo in due, una ero io, l'altra era Alfredo Senatore, che in qualche maniera è anche lui stato reclutato dal gruppo URIT, chissà perché. E facemmo, diciamo, una sorta di inchiesta esplorativa. Venivamo fuori da un lavoro piuttosto complesso come quello su San Nicola Varco, sui migranti San Nicola Varco, e cominciava a fare nella città di Salerno le prime assemblee con i circa 70 lavoratori salernitani dell'isochimica. Perché la vicenda isochimica logisticamente si è svolta nel quartiere Borgo Ferrovia di Avellino, ma in realtà poi la composizione operaria era, non a caso, visto i sistemi di reclutamento clientelari, una parte del napoletano che non abbiamo, insomma, resta un grande, diciamo, il nostro punto interrogativo della vicenda, una parte, diciamo, dell'avellinese e una parte, insomma, più o meno abbiamo calcolato il 20% della cifra totale della provincia di Salerno. Il perché 20% è facilmente spiegabile, in quanto essendoci stato un sistema di tipo clientelare e avendo, come dire, le formazioni dei partiti, insomma, di governo e anche di opposizione
determinato una parte, non tutto, del, diciamo, della spartizione dei lavoratori, delle maestranze, una quota del 20% spettò al Partito Socialista di Salerno, che in quel momento era, diciamo, una forza politicamente, nazionalmente rilevante, visto che esprimeva un ministro, il ministro delle poste delle comunicazioni, tale Conte, spettò al Salernitano, in particolare all'Ebolitano. E questo soprattutto fu utile per ricostruire, diciamo, una vicenda che non era centrale, ma soprattutto fu molto interessante dal punto di vista, diciamo, anche della metodologia dell'intervista, perché le interviste furono 5, realizzate non solo sugli operai, ma tra alcune figure, due figure centriche di quel reclutamento. C'era uno degli operai di fiducia di Graziano, che in qualche maniera rappresentò appunto questo reclutamento non di tipo partitico, non di tipo spartitorio, la cui intervista poi fu ripresa all'interno del libro, tale Antonio, poi insomma credo in questo momento in condizioni di salute piuttosto gravi, perché aveva contratto un mesoteloma già in quel periodo, e poi c'era una delle figure coinvolte nel processo di smaltimento, che probabilmente oggi ha un ruolo centrale nella ricostruzione, diciamo, dello smaltimento dell'isochimica nell'intera provincia del Salernitano e dell'Avellinese. Quindi non personale direttamente assunto da Graziano, ma da personale coinvolto, diciamo, indirettamente, gestito a provvigioni, peraltro anch'esse illegale, attraverso cui poi abbiamo indagato come URT anche le regole di ingaggio. Perché è interessante ricordare questo avvenimento di Memoria della Radio? Perché probabilmente poi, diciamo, quella modalità di lavoro, almeno per me, insomma, quel modo di fare il lavoro di inchiesta si è trasferito, diciamo, appunto nel gruppo di ricerca di topografie sociali, perché secondo me URIT fa inchiesta del territorio, fa inchiesta, diciamo, interroga la società, no? I conflitti che si presentano nei territori immediatamente vicini agli attori, e soprattutto, insomma, insegna a fare cartografia. Secondo me una radio come Radio Vostok ha insegnato a fare radiografia del territorio. Da questo punto di vista volevo dire una cosa, insomma, ascoltando la tua domanda. Tu chiedevi, l'occupazione dello spazio di isochimica è un'eccezione? Secondo me no. Noi conosciamo un altro caso indagato da una nostra collega che presenta, diciamo, dal punto di vista della disposizione della fabbrica nello spazio della città, caratteristiche analoghe, ed è quella dell'Ilva di Taranto. L'Ilva di Taranto è paradossalmente nel quartiere Tamburi. L'estensione è diversa, cifre diverse, ma è lì. Cioè, probabilmente il capitale ha un interesse a disporre, diciamo, essendo eterotopie, no? Ha un interesse, giocando, come dire, spazi di apertura e di chiusura, ad avere queste realtà negli spazi immediatamente prossimi a, diciamo, a quelli che sono poi le bretelle di servizio. Perché in qualche maniera anche quello è un pezzo, diciamo, della gestione di quell'attività lavorativa, non solo dal punto di vista, appunto, del risparmio del tempo, ma anche perché avendo una gestione di tipo informale di quelle risorse, anche se plateale, no? Perché il caso dell'Ilva è un caso plateale, se vogliamo, dell'inquinamento dell'ambiente, in qualche maniera c'è una relazione sempre stretta con il tempo. Cioè, tutto deve essere gestito con tempi e flussi rapidi e veloci. L'eterotopia ha bisogno di velocità, ha bisogno no? Se c'è una relazione con il tempo, con questa ossessione del tempo presente, probabilmente noi abbiamo bisogno di smaltire queste risorse altamente tossiche nel più breve tempo possibile, e possibilmente avendo dei collegamenti, appunto, quindi apertura e chiusura dello spazio, che siano immediatamente fruibili da parte del capitale.
Molto interessante, sì. E io non ritornando solo un attimo al discorso della diciamo del decennio anni 70, che poi tutto sommato non è servito, ecco, per in qualche modo dare una salvezza, no, alle persone che poi si sono trovate a inizio anni 80 in quelle situazioni. A me è interessato molto stasera poi il collegamento con la legislazione che invece proprio in questi anni abbiamo visto approvare in merito alle condizioni di lavoro delle persone. Giustamente il dottore Polverino, ma anche altri, hanno detto che mentre all'epoca, anche c'era Fausto Morrone, sindacalista, questa sera con noi, all'epoca le persone hanno potuto difendersi in qualche modo e le conoscenze che c'erano all'interno della fabbrica hanno fatto sì che in qualche modo lì, come anche in altri casi ovviamente, o comunque dove questo avviene, c'è possibilità di far venire fuori prima il problema, perché non si è ricattabili, perché il lavoratore ha la forza di farlo e non aspettando che venga da fuori in qualche modo tutela se stesso ovviamente. Ecco, come questo invece oggi va si è quasi tutto perso, o almeno quello che all'epoca il cinquantenne di oggi poteva fare, il trentenne di oggi magari non può, perché il giorno dopo semplicemente non lavora più lì. Può farlo per salvaguardare se stesso, ma non serve né a lui né alla comunità né agli altri lavoratori. Certo, è esattamente così. Isochimica dimostra, appunto, con un po' di anticipazione, quello che fette sempre più larghe della forza lavoro nel mondo globalizzato avrebbero sperimentato. I lavoratori di Isochimica non erano precari dal punto di vista normativo così come li intendiamo oggi, ma erano sicuramente esposti a una pressione di ricatto straordinaria. Tanto vero che per esempio quasi nessuno di loro, a quello che almeno ci è stato raccontato, percepiva un salario reale pari alla busta paga regolarmente sottoscritta. Quindi, come dire, erano già all'epoca dentro queste condizioni, queste bolle, no? In cui le norme ordinarie venivano sospese. Ed è per quello che la loro lotta fu così difficile e tutto sommato, come dire, questa lotta trova, è ancora in cerca di una risposta, di una soluzione. E sarebbe triste parlare di una sconfitta, ma insomma è certo che non è una lotta che li ha visti vittoriosi. Questi sono ancora costretti a lavorare con i polmoni pieni di amianto, ma insomma i riconoscimenti che hanno ottenuto sinora sono molto molto scarsi. Dal punto di vista giudiziario c'è un processo aperto, naturalmente ci auguriamo che qualcosa vada avanti, ma insomma è molto difficile dopo tanti anni che non intervengano prescrizioni, che non, noi naturalmente ci auguriamo che non sia così, ma insomma è molto difficile, così come è molto difficile immaginare che ci possa essere una bonifica vera al di là delle spettacolari, no, dichiarazioni del politico di turno, insomma, più che un qualche forma di blando intombamento, un po' di cemento sparso per coprire. Una vera bonifica è difficile immaginare che ci sarà, con questi chiari di luna, con vincoli di bilancio, eccetera. Ma non. Dunque, insomma, questi qua anticipavano quello che sarebbe avvenuto poi su più larga scala. Infatti è largamente una storia di sconfitta. Però le sconfitte, come dire, stanno dentro dei cicli, dunque
rispondono a delle dinamiche oggettive, a delle fasi che la storia ci ha insegnato ripetersi ciclicamente, appunto, ma stanno anche dentro le soggettività. E sicuramente proprio Isochimica ci insegna anche l'altra cosa, che continuare a lottare anche in condizioni disperate e disperanti, no? Cioè questi in fondo su 300 lavoratori, quelli che hanno lottato e continuano a lottare ancora oggi, erano e sono una trentina, dunque una minoranza sparuta, e però possiamo dire con tutta onestà che la loro lotta sia stata vana. Forse lo è stata, se noi la misuriamo dal punto di vista effettivamente delle riparazioni economiche, degli indennizi materiali per il danno subito, eccetera, eccetera. Forse da quel punto di vista, sì, sicuramente, non hanno avuto, né poteva essere altrimenti, perché non c'era nessuno con loro. Non c'erano i grandi partiti della sinistra, non c'era il sindacato, spiace dirlo, non c'erano le istituzioni del paese, non c'era la magistratura, non c'era nulla, finora. Eppure però questo loro resistere contro ogni logica, contro ogni... li ha portati a costituirsi veramente in quelli che noi definiamo sul finire del libro eroi della democrazia. Cioè questi hanno testimoniato che il crimine commesso nei loro confronti è stato reso possibile solo dall'assenza di partecipazione e democrazia, che loro non avrebbero subito ciò che hanno subito se ci fosse stato un popolo, una cittadinanza a riempire le piazze e a riempire le istituzioni e a far sentire il proprio fiato, la propria capacità di pressione e di controllo sulle azioni delle istituzioni locali e nazionali. Quella loro storia è esemplare. Dunque, da questo punto di vista, hanno vinto e come? Hanno gettato un seme importante e direi prezioso proprio in questa fase di sfiducia, no? Nella quale tutti noi diciamo, ma la gente se ne rimane a casa, la gente sembra insensibile, la gente non viene, la gente non partecipa, la gente non fa questo e non fa quello. Questi lavoratori ci insegnano che strenuamente bisogna lottare nella speranza che qualcuno venga, e oggi sicuramente quel caso che aveva contro tutti gli apparati dello Stato, gli apparati locali, l'informazione, i media, le ASL, i tribunali, l'ispettorato del lavoro, tutto era contro. Ed è stato silenziato, tenuto, nascosto per più di 30 anni. Nessuno sapeva niente, non solo, ma se questi riuscivano per una volta a far passare la loro voce, venivano immediatamente fatti oggetto di derisione, quando non di vera e propria persecuzione. Ma che dici? Ma tu sputi sul lavoro che ti hanno dato, sputi nel piatto in cui mangi, eccetera. Eppure oggi questi, con i polmoni pieni di amianto, hanno ancora trovato il fiato di gridare, e questo loro urlo si è trasformato in qualcosa che pian piano ha bucato anche il mondo dell'informazione. Ormai di Isochimica si parla, c'è un procuratore che ha avviato un processo ad Avellino, cosa che per anni non erano riusciti a fare, e insomma perfino il governo Renzi ha dovuto nella legge di stabilità inserire qualcosina, insomma. Vabbè, ma direi che qualcosa si è mosso, e si è mosso grazie a loro. Dunque nessuna lotta è mai vana, e nessun tempo è un tempo nel quale la trasformazione e il mutamento è impossibile. La
la storia è il piano di incrocio tra determinazioni oggettive, ma anche soggettività. Spetta anche ai soggetti mobilitarsi ed esserci. E esserci significa partecipare. Aspetta a tutti noi partecipare direttamente, non limitarsi a constatare che nessuno partecipa. C'è un referendum alle porte. Quale occasione migliore che partecipare, cioè riprendersi il diritto di parola su questioni importanti che riguardano non solo l'economia, la produzione, ma la nostra stessa vita biologica, no? Come le trivellazioni. Queste sono questioni troppo importanti perché le lasciamo in mano a qualche cricchetta d'affari che in fondo manco vuole scavare petrolio, ma piuttosto fingere di scavarlo, perché nessuno, io credo, realisticamente pensi, tanto per intenderci, che l'Italia possa rendersi autonoma sul piano energetico o ridurre significativamente la propria dipendenza dall'estero sul piano energetico. No, questo mi sembra platealmente evidente. Quello che si intende fare è piuttosto favorire qualcuno che sulla presunta salvezza energetica dell'Italia possa speculare. E allora, di fronte a questo, di fronte a un atteggiamento per il quale ormai lo stesso voto dei cittadini sembra pleonastico, accessorio rispetto alla pratica democratica, io credo che sia arrivato il momento in cui ribadire forza che i cittadini ci sono, che in fondo tutto questo è nostro, appartiene a noi, inequivocabilmente a noi. Il territorio è nostro e la popolazione siamo noi. Questi due elementi della biopolitica devono tornare a giocare autonomamente. Certo, sì, no, stavo assolutamente per dirlo quando il discorso è andato appunto sulla speranza, no? Che la nostra lotta, anche piccola, anche quotidiana, possa valer qualcosa e possa, anzi debba, nel tempo valer qualcosa. E proprio di oggi l'Olanda ha deciso di non far vendere più in Olanda auto a benzina e a diesel dal 2025 in poi. Non è più possibile, non sarà più possibile. Magari il referendum nello specifico, il singolo quesito non è così tanto importante o comunque efficace quanto possa essere, anche perché poi tra l'altro il governo ha già accolto altri quattro punti. Però è un segnale di direzione che in qualche modo il paese può indicare, che noi possiamo indicare andando a votare. Credo che sia altrettanto importante di un quesito più sostanzioso, ecco. D'accordo, allora se non... Io volevo dire una cosa. Uno spot stamattina che utilizzava i lavoratori, uno spot contro, diciamo, il referendum, che diciamo apertamente invitava le persone all'astensione, lo faceva motivando l'astensione in un discorso che era appunto... discutere delle trivelle significa in qualche maniera danneggiare il lavoro di... Allora io vorrei invitare a una modalità di lettura la storia dell'isochimica e soprattutto, insomma, alla maniera, secondo me, in cui i lavoratori dell'isochimica ci hanno insegnato a leggere quel conflitto, no? Un conflitto per la salute. Lavoro e salute non sono l'uno contrapposto all'altro. Quando il capitale contrappone il lavoro alla salute o all'ambiente, significa che sta giocando
sulla pelle della gente. In realtà sta costruendo il capitale, un gigantesco conflitto tra le parti. Secondo me uno dei motivi più importanti per leggere Il silenzio e la polvere è seguire il consiglio dei lavoratori dell'isochimica, cioè tenere insieme la grande battaglia per l'ambiente e per la salute e la battaglia per il diritto al lavoro, perché loro in realtà la cosa che ci hanno insegnato è proprio a immaginare un'altra idea del lavoro e di coniugare questo diritto al lavoro al diritto alla salute. Proprio quello che fa il capitale, d'altra parte. Cioè il capitale sa benissimo che lavoro e salute coincidono. Tanto vero che vuole lavoratori in salute, non li vuole mica ammalati. E quando sono ammalati li butta fuori. Nella riproduzione del capitale, la riproduzione della forza lavoro è essenziale. Dunque non sono affatto elementi confliggenti tra loro, eppure c'è questa macchina potente di narrazione che l'ha istituita contro. Cioè la grande novità, no, di quello che chiamiamo neoliberismo solitamente è proprio questo, cioè il trasferimento su strutture ideologiche del mercato. Nessun capitalista vero crede oggi, per intenderci, al mercato. Ci possono credere i nostri politici, ci può credere Renzi, ci può credere, ma nessun capitalista vero ovviamente crede al mercato. E dov'è questo mercato? Dov'è la concorrenza libera tra aziende? Dov'è la competizione? Nulla di tutto questo. E dunque proprio per questo c'è bisogno di trasferire il racconto sul piano della soprastruttura, no? Per cui aziendalizziamo tutto ciò che era fuori, per esempio, dal mercato, no? Per cui la sanità, la scuola, l'istruzione vengono biecamente aziendalizzate contro le loro stesse logiche di funzionamento, pur di dimostrare che c'è un solo modo di far funzionare il mondo, che è quello del mercato. In realtà il paradosso è che secondo i principi del mercato funzionano ormai soltanto università, sanità, scuole. L'economia vera, quella del privato, non sta più a queste regole, anzi, ove mai vi fosse mai stata. No? Il paradosso è che un luogo come un'università, che ovviamente non può porsi in termini di produttività aziendalistica, un luogo come la scuola o un luogo come la sanità, a maggior ragione, diventano invece luoghi in cui si ripete l'idea della efficienza, del numero, no? No? Per cui tu nel quartiere Ferrovia di Avellino a un certo punto fai quello screening che ricordava oggi Polverino, no? Misuri le allergie dei bambini, e non fai lo screening su tutta la popolazione perché si dice no, noi non abbiamo le risorse. La ASL di Avellino, infatti il manager dell'ASL di Avellino dice non è possibile effettuare uno screening di massa della popolazione del quartiere perché la ASL non ha le risorse sufficienti. E naturalmente la ASL Avellino chiude il suo bilancio in attivo, come è stato, e il manager è stato premiato. Cioè abbiamo aziendalizzato la logica e dunque effettivamente è in attivo. Ma possiamo dire che sia effettivamente inattivo? Cioè quando la funzione della ASL è curare i cittadini, ossia riprodurre anche, se vogliamo cinicamente, forza lavoro, non distruggerla. È una distruzione di risorse a ammazzare forza lavoro oppure no? Il paradosso è questo, che ciò che chiamiamo mercato agisce totalmente fuori dal mercato. E invece
ambiti che erano eminentemente sociali, nei quali la cittadinanza si riversava, sono state ricondotte a un principio di mercato, al quale lo stesso mercato non crede, o forse non ha mai creduto. Sì, mi sembra molto giusto. Spero sia stata interessante come lo è stata per me. Ringrazio il professore Antonello Pretirillo, l'amica Anna D'Ascenzio, e nulla, come sempre vi ricordo che la radio potete ascoltare sul nostro sito radiovostok.com, scaricare la nostra applicazione per Android e troverete questa puntata anche su YouTube e vederla anche da lì. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi.